L'altro ieri l'influencer ha dato alla luce Bella, terza figlia del calciatore. E il parto ha avuto alcune complicazioni. Alice Campello è ora fuori dalla terapia intensiva ed è nella stanza. Si sta riprendendo con Bella. Comincia così il post con cui Alvaro Morata annuncia il miglioramento delle condizioni della moglie Alice, che era stata ricoverata in reparto a seguito di complicazioni connesse al parto della terza figlia Bella, venuta alla luce l'altro ieri. Sto ancora assorbendo tutto quello che è successo, scrive ancora il calciatore spagnolo su Instagram. Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. A corredo del suo annuncio, Morata mette una meravigliosa foto in cui mamma Alice può finalmente abbracciare la sua bambina. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti dentro, dice ancora. Sei la cosa migliore che mi sia capitata e la mia vita senza di te non avrebbe alcun senso. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora grazie a tutte le persone del CUN per la loro delicatezza e cura. Grazie DR Muñoz e tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Devi goderti ogni momento. Grazie a tutti. Quindi il ringraziamento al personale medico della Clinica Navarra, che si trova a Madrid. Nella giornata di lunedì 9 gennaio Alice Campello ha dato alla luce Bella, prima femminuccia, dopo tre bambini, nata dal matrimonio con Alvaro Morata. Il lieto evento è stato segnato, però, anche dalla preoccupazione. Una nascita che allarga la famiglia dell'influencer veneziana e del calciatore, sposi dal giugno del 2017 e già genitori di tre bambini. Dopo i gemelli, Alessandro e Leonardo, nati nel luglio del 2018, è stata la volta di Edoardo a settembre 2020.